Siamo con Francesco Iritale, segretario comunale del Partito Democratico dell'Aquila. A poco più di un mese dal voto, in che condizioni è il partito? Qual è il suo stato di salute? Ma adesso la verifica avverrà col momento elettorale, però diciamo che il PD in questa città esprime un parlamentare, il sindaco della città, numerosi assessori, molti amministratori comunali nelle aziende, insomma è chiaro che è un partito radicato, presente, insomma con centinaia di tesserati. Adesso siamo impegnati nella costruzione delle liste, la costruzione della lista del PD e poi stiamo aiutando il sindaco a costruire la lista civica. È chiaro che stiamo mettendo in campo tutte le forze a nostra disposizione, abbiamo un discreto riscontro nella costruzione delle liste. Vediamo. Quante saranno le liste del sindaco? Dunque, sono 6 liste, 5 partiti più una lista civica, PD, SEL, Rifondazione e Comunisti Italiani che fanno la federazione della sinistra, API e SEL. La sera della vittoria delle primarie il sindaco Cialente ha chiesto agli aquilani una vittoria al primo turno per velocizzare l'azione amministrativa. Adesso che 20 giorni dopo, più o meno un mese dopo, il quadro delle liste è molto più chiaro, i candidati in campo sono noti, è un auspicio che vi sentite ancora di ripetere e soprattutto come? Ma sicuramente sì, nel senso che sarebbe un segnale serio che la città desse continuità amministrativa all'azione che Cialente ha svolto, insomma sarebbe una grossissima prova di forza. È chiaro che con 8, 9, 10 candidati, adesso vediamo come alla fine si comporrà il quadro, secondo me sarebbe difficile per chiunque vincere al primo turno. Quello che emerge è una città con un quadro politico estremamente frammentato, diciamo. Però insomma il sistema elettorale poi obbliga in qualche modo a scegliere, quindi poi eventualmente ci sarà un ballottaggio. È chiaro che insomma se dovesse arrivare una vittoria al primo turno sarebbe un segnale di forza, di presenza del centro-sinistra sul territorio veramente importante. Qualcuno ha detto per Cialente è più facile vincere al primo turno, qualche insidia ci può essere al ballottaggio, condivide questa cosa? Sì e no, perché comunque ci sono molti candidati anche nel quadro del centrosinistra, nel senso che comunque c'è una candidatura dell'Italia dei Valori, ci sono i comitati che comunque è un elettorato di sinistra, quindi è chiaro che noi in alcune frange perdiamo consenso. D'altra parte anche il centrodestra però presenta un quadro frammentato, non credo che sia un problema diciamo è più facile per l'uno o per il centrosinistra o per il centrodestra sia più facile o meno vincere al primo turno, la verità è che comunque c'è un quadro estremamente frammentato, quindi io ritengo che alla fine sarà necessario questo secondo passaggio. Tra gli avversari chi fa più timore? Properzi, De Matteis o chi altro? Ma potremmo dire che non abbiamo paura di nessuno, nel senso che rispettiamo i nostri avversari, però siamo consci che il centrosinistra ha quello che si riconosce al sindaco e agli amministratori di centrosinistra in questa città e che io sento nella campagna elettorale, che comunque ci sono stati, che comunque sono stati presenti dal giorno dopo il terremoto, che qualche errore è stato fatto, ma non era pensabile che ciò non accadesse, però si riconosce una presenza e soprattutto una acquisita conoscenza e competenza delle immani problematiche che ha questa città e viceversa invece l'avvicendarsi di un nuovo sindaco presupporrebbe un periodo di elaborazione di conoscenze e le informazioni che farebbe perdere ulteriore tempo alla città e questo la città non lo vuole assolutamente. Cialente ha parlato di poteri forti, chi sono i poteri forti? In particolare riferimento a De Matteis chiaramente. Ma non è chiaro che insomma in politica ci sono mille fattori, esistono il voto dei cittadini, però poi esistono alcuni poteri, un potere dell'informazione sicuramente, esistono gli imprenditori, come dire, c'è un però insomma non credo che insomma che ci siano dei poteri forti che dominano nella città. È chiaro che c'è un'articolazione della rappresentanza e ci sono vari livelli, però io non ho paura dei poteri forti. Ce l'aveva forse con la governance della ricostruzione il sindaco? Ma diciamo però una cosa che da questo punto di vista la dobbiamo dire, cioè è vero che in alcuni momenti la struttura commissariale ha dato più l'impressione di rappresentare
mi ricordo la discussione che c'è stata subito dopo il terremoto, quando si avviava la ricostruzione su indennizzo e contributo, certo. No? Insomma, che da una parte c'era chi difendeva in qualche modo gli interessi delle imprese locali, degli artigiani locali, e dall'altra c'erano grosse imprese nazionali che in qualche modo avevano, e insomma lì è stato abbastanza chiaro come si componeva il quadro delle contrapposizioni. 10 candidati sindaco, sono troppi? Sì, secondo me sì. Sì, perché obiettivamente verrebbe da chiedere ad alcuni di questi candidati qual è la reale motivazione, se non oltre quella di ottenere uno scranno in consiglio comunale. Insomma, è un po' irresponsabile, insomma, secondo me, dal mio punto di vista, mettere in campo una candidatura quando uno sa già in partenza che al massimo si riescono a eleggere uno o due consiglieri. Bisognerebbe aiutare la città a orientarsi, a dare delle direttive forti, così invece si frammenta il quadro, si complica l'azione politica, si rende più difficile il percorso di costruzione delle maggioranze. Invece noi avremmo bisogno di un sistema, di un quadro politico più chiaro, più schematico, insomma. A proposito di questo, l'Italia dei Valori va da sola, perché non è stato possibile ricomporre questa frattura? Insomma, io mi ricordo l'ultimo anno e mezzo, insomma, il segretario dell'Italia dei Valori sembrava più un esponente del centro, come livello del centrodestra, come livello di polemica nei confronti. Insomma, ci sono molte. Io credo che bisogna distinguere, però, sicuramente tra il gruppo dirigente dell'Italia dei Valori, che ha avuto un rapporto difficile con il sindaco, e l'elettorato dell'Italia dei Valori, che invece sono persone in carne e ossa, che rappresentano una cultura di centrosinistra, che è molto incentrata sui temi della legalità, della trasparenza, della partecipazione alla cosa pubblica, e io penso che noi in qualche modo dovremmo riuscire a recuperare il consenso del. Al ballottaggio saranno con voi? Beh, insomma, non credo che possano andare col centrodestra. Certo. Ultima cosa, parliamo un po' di numeri, avete aggiornamenti, avete sondaggi su Guardi, noi non abbiamo fatto sondaggi negli ultimi tempi, lo abbiamo fatto prima delle primarie, e comunque uno dei motivi che ci ha fatto scegliere nuovamente la candidatura di Cialente è stata che c'era un discreto riscontro, insomma un positivo riscontro, un ampio riscontro, la gente comunque individuava in Cialente un punto di riferimento, una figura presente, e insomma credo che anche, insomma, mi fido più che dei sondaggi, degli umori che sento in città, io ho segnali positivi. Con Lolli sarebbe andata meglio? Ma Giovanni svolge un ruolo importantissimo a Roma, è un parlamentare di rilievo, fa parte del gruppo a tutti gli effetti dei primi dirigenti del gruppo del Partito Democratico a livello nazionale, credo che stia svolgendo un ottimo lavoro per quello che serve a noi, perché serve un punto di riferimento a Roma sulla legge, su alcune questioni che riguardano il rapporto tra comune e ministeri, credo che svolga benissimo il suo lavoro e non c'è bisogno di tirarlo in queste beghe. Lei sarà della partita? Mi candido nelle liste del PD, insomma, speriamo di fare un bel risultato. Grazie.